Cioè, quando noi guardiamo una figura geometrica, siamo sicuri che il nostro cervello non ci inganni così come fa con i colori, con i suoni, eccetera? Nella seconda metà dell'Ottocento, molti studiosi di questi fenomeni cominciano a interrogarsi. Guardate con attenzione questi due segmenti. E poi chiedete a voi stessi se hanno la stessa lunghezza oppure no. La risposta per una persona dotata di retine normali è che il segmento in alto è più corto del segmento in basso. Ma se voi ci appoggiate il doppio decimetro, vedete che i due segmenti sono identici. Quindi anche la forma geometrica può essere criticata come il colore. La forma geometrica è una costruzione del nostro cervello. Quando imparate le leggi elementari della fisica, le prime leggi che imparate sono le leggi della meccanica. Nelle leggi della meccanica classica figura sempre un parametro, T, il tempo. Solo che, data la struttura delle equazioni in cui noi mettiamo le leggi della meccanica, succede che le leggi della meccanica sono invarianti per time reverse, cioè rovesciando il segno del tempo. La meccanica non distingue il passato dal futuro. Siamo noi che distinguiamo il passato dal futuro, ma le leggi della meccanica sono completamente simmetriche rispetto al parametro tempo. Perché, scriveva Boltzmann, l'universo nella sua totalità, per quanto ne sappiamo, e scrive queste cose nel 1892, l'universo nel suo a livello generale è in stato stazionario. Se è in stato stazionario, nulla cambia a livello universale. Quindi a livello universale il tempo non scorre, è fermo, è congelato. Possiamo parlare dell'universo senza parlare mai del tempo. Ma perché, scrive Boltzmann, noi nel nostro ambiente diciamo che certe cose sono accadute nel passato e per quelle che dovrebbero accadere nel futuro siamo costretti a fare delle previsioni? E lui rispondeva così. L'universo è stazionario, noi siamo in una fluttuazione, una piccola zona dell'universo che non è ancora arrivata all'equilibrio e ci sta andando grazie alla seconda legge della termodinamica. Quindi, scrive Boltzmann, noi abbiamo una memoria deterministica di ciò che è accaduto nel passato e dobbiamo fare delle previsioni probabilistiche su ciò che accadrà tra un anno, un secolo, 10.000 anni. Ma se l'universo è stazionario, deve esserci almeno un'altra fluttuazione come la nostra, ma di senso contrario. E dice, se noi vivessimo in quest'altra fluttuazione, avremmo una memoria deterministica del futuro e dovremmo fare previsioni probabilistiche sul passato. Chi ascoltava Boltzmann? Quasi nessuno. Chi conosce e apprezza l'opera di Boltzmann? Un giovanotto che si chiamava Albert Einstein, il quale, voi sapete, nel 1905 ha pubblicato una serie di articoli, ciascuno dei quali valeva 10 Nobel, ma prima del 1905 Albert Einstein già pubblicava articoli di fisica teorica, dai quali risulta che egli conosceva perfettamente la fisica teorica di Boltzmann e la approvava. Quindi la storia delle nostre conoscenze sulla natura diventa sempre più problematica, perché abbiamo cominciato col demolire i colori, i suoni, poi siamo arrivati a demolire le forme geometriche, i numeri delle cose. Adesso stiamo demolendo i concetti di spazio e di tempo. Infatti,
li stiamo demolendo. Quando Einstein pubblicò la relatività ristretta nel 1905, che cosa scriveva Einstein di queste cose? Scriveva questo: tutti noi dividiamo il mondo naturale in tre parti. Parte numero uno, gli oggetti materiali. Forse che esistono gli oggetti materiali? Risposta di Einstein: no. Quello che in realtà succede è che noi, con i nostri organi di senso, riceviamo da questo qualcosa che è fuori, all'esterno, degli stimoli che arrivano, per esempio, agli occhi. E raccogliamo quindi dei gruppi di sensazioni. E quando un gruppo di sensazioni si ripropone più volte, scrive Einstein, noi reifichiamo il gruppo di sensazioni e diciamo che è un oggetto reale che sta nel mondo esterno. La scienza è cultura, non è tecnica, è cultura.